Un sogno che si realizza, di certo un'esperienza unica nella vita. Salire sul palco insieme al mitico Roger Waters, bassista e cantante dei Pink Floyd, per danzare e cantare davanti a decine di migliaia di persone lo storico inno We Don't Need No Education di Another Brick in the Wall. A vivere questa entusiasmante esperienza, una giovane ragazza di Sala Consilina, Carlotta Maucioni, insieme a 13 allieve ed allievi del liceo Walter Gropius di Potenza, che condivideranno l'anelito di Roger Waters alla libertà e alla resistenza danzando la coreografia di Another Brick in the Wall in occasione della tappa romana al Circo Massimo dell'Us & Them Tour. Grazie alla tenacia di Carlo Maucioni, fondatore di Simbelin, storico fan club italiano dei Pink Floyd, e grazie soprattutto all'intercessione di Azzurra Caccetta, danzatrice e attrice protagonista dei cortometraggi tratti dal recente album di Roger Waters, le alunne e gli alunni del Gropius di Potenza si apprestano a vivere un'esperienza unica e straordinaria sul palco del Circo Massimo, davanti a 40.000 spettatori e accanto a Roger Waters, autore di capolavori immortali come The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here ed ovviamente The Wall. Prima entreranno nel backstage del Circo Massimo e vivranno la prima grande emozione salendo sull'immenso palco dello show per il soundcheck di Another Brick in the Wall, accanto a tutti i musicisti. Poi attenderanno dietro le quinte il momento in cui saliranno sul palco per danzare e cantare davanti a decine di migliaia di persone. Inizialmente indosseranno la tuta arancione dei prigionieri di Guantanamo, che toglieranno durante l'esibizione mostrando la t-shirt con la parola Resist, lo slogan dell'ultima creazione artistica di Roger Waters. Il grande artista ha personalmente esaminato ed accettato la candidatura del liceo Gropius di Potenza, regalando ai suoi alunni un'esperienza intellettuale ed artistica che rimarrà indelebile nei loro ricordi, e in particolare in quelli di Carlotta Maucioni, che è di Sala Consilina e frequenta la scuola di Potenza. Carlotta aveva già avuto modo di incontrare Roger Waters in occasione del concerto di Milano dello scorso 17 aprile.